Per raccontare questa cosa ci sarà bisogno di un po' di parole, semplicemente perché le condizioni di luce non erano proprio le migliori per poter scattare belle foto. L'abbiamo chiamata buio, esperienza socio-sensoriale. I nostri pregiudizi sono mani invisibili che modellano le persone che incontriamo, ma qualunque cosa crediamo che loro siano, potrebbe rivelarsi un'illusione. Per usare parole più semplici potremmo definirla tranquillamente una festa, una festicciola al buio. Se volete mettere 40 persone in una stanza dove non si vede completamente nulla, dovete assicurarvi quantomeno che non si facciano male. Abbiamo rimosso qualsiasi ostacolo possibile, lasciando soltanto un divano a disposizione dei fortunati che l'avrebbero trovato. Poi ci siamo assicurati che non ci fosse nemmeno uno spiraglio di luce. Abbiamo oscurato tutte le varie spie luminose presenti nella stanza e qualsiasi micro fessura che avesse potuto lasciarsi scappare anche un solo fotone. Al lavoro terminato, il risultato era questo. Non si vedeva un c***o. Dopo 5 minuti non ti ricordavi nemmeno da dove fossi entrato. Ah, e poi abbiamo piazzato una telecamera infrarossi in un angolo in alto della stanza. Per garantire un'esperienza sensoriale impeccabile, abbiamo studiato delle regole che i partecipanti avrebbero dovuto seguire, dettagliatissime. All'arrivo degli invitati, un team di facilitatori mascherati ha sequestrato ogni telefono cellulare, accendino, qualsiasi fonte luminosa, per poi accompagnarli attraverso questo tunnel prebuio, alla fine del quale avrebbero trovato l'oscurità. Praticamente quello che stanno organizzando i ragazzi è una festa al buio, quindi il salone, questo qui, sarà la sala completamente oscura. Questa sarà la stanza totalmente al buio. Ad ogni partecipante, in modo un po' dantesco, è stato attribuito un nome in codice, l'unico nome che era possibile utilizzare nel buio. Questi nomi, tratti un po' anche dallo slang romanesco, servivano non soltanto ad evitare problemi di omonimia, ma anche a influenzare per quanto possibile la percezione e ovviamente a rendere tutto più simpatico. Sosona. Pariolino. Milfona. Primastino. Una persona consumata dalla droga. Il mio nome, come potete vedere, è Mignatone. Il mio invece è Palle Secche. Nell'altro corridoio abbiamo installato una piccola postazione video per la tenebrosa Violetta Rox, per permettere a chi volesse di raccontare l'esperienza. Perché hai deciso di partecipare? Perché no? Sento più a mio agio se non devo guardare negli occhi le persone. Because I've never done an experience like this before. Cosa ti aspettavi dall'esperienza? Un po' più di luce. Forse meno rumore. Non so se perché effettivamente c'era molto rumore, perché non potendosi vedere la gente parlava molto, o perché l'udito si tendeva magari a sentire di più, a svilupparsi di più. Sinceramente ero preoccupata di annoiarmi, ecco. E invece no, è stato molto divertente. Ecco, niente, loro sono al buio, questa è la telecamera infrarossi e si stanno parlando, tipo conoscendo, c'hanno tutti quanti dei nickname, così dopo si riconosceranno, forse. È stato bello non avere, cioè parlare con tante persone senza il minimo problema, cosa che nella vita quotidiana non facciamo. Iniziamo a toccare questa gente e fare, ma questa è una persona! Actually people were really close, you know, and touching all the time. But that was fun too, like, you know. Io non vedevo praticamente niente, però ero convinta di vedere delle sagome. In realtà non le vedevo, cioè vedevo, magari sapevo che stavo parlando con una persona, a un certo punto pensavo che mi fosse passato qualcuno accanto, invece magari non era nessuno. Something kept grabbing my feet, which was scary, but really? Yeah. Two times. Creepy. It was creepy. Be careful of the Italians in the dark. Comunque Ernesto è pazzo. E ancora più pazzi sono quelli che hanno deciso di partecipare. Bellissimo. Dopo 50 minuti esatti, finalmente, la luce. Vabbè, entro, eh. Ballate. I love you.
Questa modalità normale di equilibrio che avevamo adottato per la comunicazione, appena si sono accese le luci, è scomparsa e i limiti si sono ristabiliti. Dici delle cose che magari non ti diresti soltanto perché non ti vedi, e poi ti vedi e è come se avessi più intimità con questa persona perché gli hai già contestato qualche cosa. Cosa cambieresti se dovessi ripetere l'esperienza? Forse faceva un po' caldo, mi sono dovuta spogliare, però vabbè, era buio, quindi stava benissimo, rimanevi in canottiere, o reggisero, non fa niente. Corcazzo che te la faccio pure in inglese.